come la vita può essere più forte di tutto. Io ho capito questa cosa, non capivo che cosa voleva raccontare Gianfranco. E poi a un certo punto, quando sono arrivate le immagini, le prime immagini, ho capito che lui cercava questo, cercava come la vita. Tutti noi abbiamo vissuto, noi siamo europei, qui c'è stata la seconda guerra mondiale, i nostri genitori hanno vissuto delle cose terribili, eppure si sopravvissuti. Oggi spero, tra un anno, l'Ucraina sopravviverà a quanto terribile sta succedendo, si sopravvive, perché la vita è più forte. La vita è più forte di tutte, così anche in Medio Oriente le persone sono sopravvissute delle cose che non andavano. E Gianfranco non faceva vedere le teste tagliate o la guerra, andava immagini della guerra, dove c'era il ricordo della guerra, dove la guerra aveva lasciato la sua casa, però dove la gente ricostruiva la propria vita. E questo è un messaggio fortissimo. L'autunno credo che sia stato, ha avuto un'elaborazione lunga, oggettivamente, tre anni. Con poi ce lo raccontava un po' di mesi fa, non proprio Gianfranco Rosi, su questo palco, su come lui è abituato a lavorare, no? Aveva portato, non so che ci fosse quella mattina di voi, anche una cartina, no? Sì. di quella parte del mondo che lui ha visitato più di una volta cercando. Lui è stato lì mesi e mesi. Sta tornando pochissimo in Europa e partito senza conoscere una parola di arabo, senza aver voluto studiare la storia, è partito solo per vedere e per trovare delle voci, e le ha trovate, ha trovato questo racconto. E quando quei bambini raccontano a lui, l'avete visto Notturno? No, a un certo punto è un altro film che vi consiglio veramente molto affettuosamente. A un certo punto Gianfranco sta due mesi in un orfanotrofio in Kurdistan. In questo orfanotrofio c'erano i ragazzini che erano stati prigionieri dell'ISIS, presi dai campi dell'ISIS. E lui non fa domande, non fa mai domande, non vuole mai intervenire sotto le persone. Però la sua presenza a un certo punto viene accettata, questo è detto alle cose, e i ragazzini cominciano a disegnare. E disegnano quello che hanno visto, madri costrette a mangiare i figli, persone bruciate vive, l'orrore inimmaginabile. Mettono tutto questi e dicono, questi non si disegna, attacchiamoli su una parete, li attaccano su una parete di una stanza. E quello diventa un documento di accusa, una specie di atti di Norimberga, una cosa terribile. E quei bambini in quel momento scrivono a Gianfranco il loro bisogno di far conoscere quello che non sanno più neanche dire a parole, di far conoscere qualcosa di terribile che è successo in questo nostro mondo. E di momenti come questi Notturno ce ne davvero tanti, no? Proprio scavalcando dei confini così poi labili, confini geografici. Con le confini del Medio Oriente, lo sappiamo tutti, sono stati trattati tracciati col bighello quando si è spostato in Medio Oriente, e questa è una delle cause, non l'unica ovviamente, dei conflitti in quel territorio. Sì, rispetto a quello, poi l'Occidente fa sempre finta che non lo riguardi. Sì. L'Occidente fa dei guasti, ha fatto, continua a fare dei guasti e poi finge, comincia a fischiettare guardando il cielo o diciamo cose davvero, davvero insensate. Gianfranco in questo momento, se vuoi raccontarcelo, no, è in giro da qualche parte. Non mi posso raccontare che su Notturno lui ha rischiato, non lo racconta mai, però ha rischiato veramente più volte di la vita. Un giorno lui riprendeva un muro ai confini della Turchia e vedeva questo muro vicino alla prigione che è di persone fine. Mi chiama la persona che stava, io stavo in Italia, mi chiama la persona che stava con lui e mi dice: chiama Gianfranco perché io voglio farlo smettere di girare e lui non mi ascolta. Ma perché deve aspettare? Perché c'è un cecchino che ci spara sotto. Allora mi chiama Gianfranco, sai che c'è un cecchino? E così smette. Quella prigione, c'è una prigione dove in ogni cella c'erano 250 persone dell'ISIS. Adesso sono stati liberati, c'è stata una cosa, sono entrata l'ISIS, è liberata, hanno ammazzato un sacco di gente. Lui è stato chiuso lì dentro, con questi, potevano fare qualunque cosa di lui.
un'altra volta lo stavano vedendo, stavo dentro le paludi e mi chiama, stavo sempre migliorando, sempre a Roma, in ufficio, e mi dice: hanno tentato di rapirmi, adesso abbiamo dovuto chiamare la polizia. Questa è vicino alla macchina, dice: se questa è la polizia siamo salvi, se non sono stati rapinati mi prendono. No, mi viene da dire, per drammatizzare, situazioni così drammatiche, ma anche i telefoni prendono, altrimenti era veramente un problema. Comunque sappiamo che è in giro per il mondo, per Francorosa, quindi tra 2 o 3 anni, perché visto 2 anni ci vorranno questa volta, vedremo un suo nuovo film, che è sempre per gli spettatori credo un regalo importante, no? Proprio perché ci porta dentro delle situazioni con un punto di vista non ovvio, non banale, non impoverito da una comunicazione superficiale alla quale siamo condannati come fruitori.